Abbiamo in linea adesso di nuovo la professoressa Marinella Marmo della Flinders University. Buon pomeriggio, grazie per aver preso questa telefonata da Radio Italia 1 Adelaide. Buon pomeriggio a tutti voi. Ecco, e abbiamo già parlato varie volte con la professoressa Marmo per quanto riguarda i temi di criminologia, corruzione, eccetera. Oggi invece parliamo di questo evento di cui abbiamo parlato poco fa, della scomparsa di Ruth Bader Ginsburg, una giudice della Corte Suprema americana, che è l'equivalente della Corte Costituzionale italiana, High Court in Australia. E ci sono stati molti, moltissimi commenti su questo evento. Perché è tanto importante questa persona? Sì, Ruth Bader Ginsburg è stata descritta dal capo della Corte Suprema recentemente, John Roberts, come una donna tosta, coraggiosa, una combattente, una vincente, ma anche attenta, onesta, ponderata, compassionevole. E con la sua morte quindi ha lasciato un vuoto che è difficile da colmare nella storia contemporanea dell'America di Trump. E con la sua morte ha aperto una corsa alla nomina, quindi non solo hanno perso una figura importante, ma adesso c'è una lotta per la sostituzione con un nuovo candidato. Ah sì, questo è importante perché ci sono delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti fra un paio di settimane, infatti sono già cominciati i voti, e c'è chi ha detto che si dovrebbe in realtà aspettare e dare la possibilità all'elettore e all'elettrice americana di prima di tutto far sapere chi è il nuovo presidente e poi poter scegliere un altro giudice della Corte Suprema. Sì, e infatti questa è la posizione di molti, anche di persone che appartengono al gruppo liberale di Trump. Ma Trump pare che annuncerà un candidato, una candidata, proprio domani. E quindi significa che si muove velocemente per cercare di cementare una maggioranza conservatrice nella Corte Suprema americana, che è il loro massimo organo giudiziario. Sì, allora è interessante questo punto di vista di chi può essere un giudice, conservatore o non liberale nel senso, nel termine che usano gli americani. Magari torniamo a parlare un po' di questo fra un istante, però prima parliamo direttamente di questa figura di Ruth Bader Ginsburg. Cosa è stato particolare del suo operato e della sua sia nella Corte Suprema che prima, perché per arrivare a quel punto deve aver fatto un lavoro molto grande, molto importante. Sì, lei era una delle tre giudici donne che sedevano alla Corte Suprema, che è appunto l'organo delle ultime decisioni, come appunto hai detto tu, l'equivalente della Corte Costituzionale italiana o della High Court dell'Australia. È interessante come informazione, c'erano tre giudici donne nella Corte Suprema americana, ci sono tre giudici donne nella High Court australiana e ci sono tre giudici donne nella Corte Costituzionale italiana. Oh, ok. Quindi, interessante, vero? Siamo lì, anche se i numeri in totale, insomma, vince l'Australia perché sono tre su sette, invece nella Corte Suprema americana sono 3 su 9 e invece quello italiano sono 3 su 14, quindi siamo meno rappresentati in Italia. Però in Italia una giudice è stata capo della Corte Costituzionale fino a poco tempo fa, insomma era stata eletta nel 2011 come capo della
Corte Costituzionale, per cui noi abbiamo già, siamo già arrivati con questo obiettivo, questo diciamo record rispetto all'Australia, e il cui capo è una donna, un giudice donna, e invece in America stanno ancora diciamo aspettando questo punto. Sì, la storia di Ruth è una storia interessante, perché comunque lei è morta quasi a 90 anni, quindi è nata negli anni 30, ha visto un po' tutti i cambiamenti, e in effetti lei stessa recentemente rifletteva su questi cambiamenti dicendo che abbiamo raggiunto tanti obiettivi quando lei era studentessa di giurisprudenza, erano soltanto 9 donne su 500 nel suo corso. Adesso sappiamo che la maggior parte degli studenti nelle varie facoltà di giurisprudenza in Italia, in Australia, ma anche in America sono donne. Ah, davvero? È un po' come in alcuni altri campi delle università. Sì, in molti campi delle scienze sociali ci sono molte donne rispetto in termini di statistica, proprio come numeri, e tant'è vero questo già si riflette nel numero dei giudici in Italia. Il 53% dei giudici, cioè da magistrato a procuratore, tutto il gruppo dei giudici, 53% sono donne. E allora questo aspetto della femminilità è importante nel lavoro di Ruth? Sì, diciamo che lei ha cominciato a portare una riflessione di base, che la legge non è neutrale, ha una dimensione diversa, nel senso che si è chiesta, ma le leggi sono discriminanti? E in effetti per questo è diventata una persona di riguardo in questo caso, perché per esempio anche quando parlava del diritto all'aborto, ne parlava come uguaglianza delle donne anziché sul diritto alla privacy, quindi insomma vuole parlare di uguali opportunità invece di nasconderci dietro altri diritti. E poi ci fu quel caso di Lilly Ledbetter, che era una un avvocato, non era una professionista, ma semplicemente una donna che era impiegata in una fabbrica che producevano ruote negli Stati Uniti, e dopo 20 anni di turni di notte, quando era oramai vicino alla pensione, le fu rivelato una lettera anonima che tutti gli uomini che svolgevano il suo stesso impiego venivano pagati almeno il 20% di più. E allora Lindy Ledbetter si ribellò e voleva fare causa. Purtroppo la causa doveva essere fatta soltanto entro 180 giorni dal primo assegno. E insomma, praticamente questo è un caso di cui ha visto la nostra Ruth coinvolta. Lei infatti aveva dato un voto contrario alla maggioranza della Corte Suprema, e da lì che si è fatta la reputazione del dissidente. Sì. Infatti questo, lei è famosa per appunto dire che lei non dà il proprio consenso, e si era molte volte schierata nella minoranza della Corte Suprema, e questo è uno di questi casi. Tant'è vero che quando il presidente Obama fu eletto, cambiò la legge, perché appunto era ingiusta nei confronti delle donne, causava una disparità,
e questo succede nel 2009, quindi 10 anni fa. Ah, non molto tempo fa. No. Ecco, ma torniamo fra qualche istante su questo tema, perché ne voglio parlare anche nel contesto australiano. Eh sì, Radio Italia 1, Adelaide, e ricordo le ascoltatrici, gli ascoltatori, stiamo parlando con la professoressa Marinella Marmo della Flinders University riguardo la morte di Ruth Bader Ginsburg. Stiamo riflettendo sul suo lavoro, il suo operato. E stava dicendo la professoressa Marmo che tra l'altro uno dei casi importanti in cui lei, Ruth Bader Ginsburg, ha dissentito dalla maggioranza era su un caso di uguaglianza di pagamento di salari per una donna che aveva fatto lo stesso lavoro di uomini e veniva pagato di meno, e questo è successo, è stato concluso solo 10 anni fa, e quindi uno magari pensava che i diritti delle donne, delle uguaglianze, era già bello stabilito. Ma anche in Australia abbiamo il caso di, non so, bisogna, è già dagli anni 70 che esiste una legge riguardo parità di salario per parità di lavoro, mentre ancora non esiste a livello pratico in tutti i casi. È vero così? Sì, certo, e purtroppo è vero che ci sono tante eccezioni, appunto per questo lo stesso giudice americano tante fuori dell'America, perché appunto chiedere ci fa riflettere sul fatto che le normative non sono le stesse, ma rispecchiano in qualità, che appunto in questo caso è vista, insomma. E infatti in Italia molti giudici donne italiane parlano del loro contributo proprio perché manca un bilancio della scrittura delle leggi o della scrittura, dell'interpretazione delle leggi, che appunto ha questo senso di parità in ogni momento sviluppato come punto di normalità, non come lotta che deve essere portata davanti la magistratura. Tant'è vero che è stato pubblicato un libro in Italia qualche anno fa, era nel 2015, in cui si parlava delle giudici italiane che hanno la maggioranza in Italia, quindi sono più o meno al 53%, e quindi è un trend delle donne giudici del concorso in Italia di gran lunga superiore a quello degli uomini, però purtroppo non c'è ancora parità nel senso di avere visibilità in tutti i tribunali e i superiori della magistratura, per cui l'interpretazione delle leggi che sono state scritte a legislatori poste prevalentemente da uomini non può essere rivisitata in maniera completa, proprio perché manca la rappresentanza delle donne in tutti i gruppi della magistratura. Questo è vero in Australia come è vero in America. Sì, allora voglio continuare un po' su questo tema e ritornare a qualcosa che avevi detto prima. Hai parlato di giudici conservatori o non, e poi hai detto che la legge non è neutrale, ma com'è possibile? La legge appunto è uguale per tutti, come può cambiare, come esiste una versione, una visione conservatrice oppure più liberale della legge da parte dei giudici? Comincio a partire dalla Costituzione, quella italiana. Quando si parlava dell'ingresso delle donne alla magistratura, stiamo parlando degli anni 70 in Italia, si disse che la missione della donna ai pubblici uffici e alle professioni doveva essere garantita, eppure ci sono alcune professioni
in cui si il legislatore si è espressamente dibattuto per esempio si dice le donne sono ammesse pari titolo di uomini ad esercitare tutte le professioni e coprire tutti gli impieghi pubblici, esclusi soltanto quelli che implicano poteri pubblici giurisdizionali o l'esercizio di diritti e di potestà politiche. E questa era una legge del 1919 che ancora veniva applicata negli anni 60 in Italia. Quindi soltanto con la regolazione 60 noi abbiamo l'apertura di questi uffici pubblici importanti a Parigi. E quindi si parla di conservatori in America e non abbiamo questi temi. Noi in Italia abbiamo altri temi per parlare delle varie fazioni politiche, però riflettono una mentalità che è molto simile. Quindi cosa sta succedendo adesso in America? L'opportunità di nominare un giudice conservatore significa che la fazione conservatrice viene rafforzata in Corte Suprema. Cosa significa? Che il diritto delle donne, il diritto delle persone di colore, il diritto di religione è diversa, il diritto, che ne so, di apporto e così via, tutti questi diritti progressisti verranno limitati dalla Corte Suprema negli Stati Uniti. Quindi è un momento molto importante perché vedrà la politica giudiziaria nei prossimi 20-30 anni in America. Eh sì, perché quello negli Stati Uniti è un posto a vita, e appunto lei è morta a 90 anni, quindi se si sceglie un giudice, non so, sulle quarantine o sui 50 anni, sono forse 40 anni di presenza, saranno cose 40, 10 presidenti, quindi è anche perciò che ci sono alcune persone, molte, che dicono che bisognerebbe aspettare fino all'esito del voto presidenziale, perché questo avrà un effetto a lungo termine, questa scelta, questa decisione. Sì. Bene, ringraziamo adesso la professoressa Marmo Marinella per aver preso questa telefonata da Radio Italia 1 Adelaide, averci dato questa prospettiva, punto di vista sulla legacy, sull'eredità e l'effetto di Ruth Bader Ginsburg sulla Corte Suprema, Corte Costituzionale americana, con dei raccordi all'Italia e all'Australia. Va bene, grazie e buon pomeriggio a tutti. Grazie.